Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Shop Equip. Allora, sono andato avanti un paio di giorni giusto per sbloccare un po' la situazione, visto che non succedeva niente di che, come potete vedere lo shop è esattamente rimasto come era prima. Mi sono andato a informare su quanto riguarda la coltivazione qua nel retro. Da quello che ho potuto leggere, il problema è dovuto dal fatto che queste piantine qua marciscono tipo dopo 30 secondi, un minuto che sono piantate. Di conseguenza, volevo provare dopo la chiusura del negozio a vedere se per caso standoci accanto si possono raccogliere. Come vedete sta crescendo davvero molto molto in fretta, quindi se messe quando c'è il negozio è abbastanza infattibile raccoglierle. Perché poi marciscono davvero troppo in fretta. Vediamo quando si potrà raccogliere. Ecco! Ecco qua. Yes, adesso possiamo utilizzarla. Quindi mi sa che conviene farlo al di fuori della schermata del negozio. Possiamo ordinare degli oggetti quando il negozio è chiuso. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sì, ok, aspettiamo l'ordine così piantiamo. E potremo avere i frutti, diciamo, di queste nostre semine in fretta. Voglio solo vedere quello dove si può mettere. O nel bancone, o nel tavolino, o nello scaffale. Continuo a premere esc. Potrei comprare uno scaffale, allora da utilizzare per mettere quelle piantine là, ad esempio, qua. Questo. Ok. Adesso l'ordine è arrivato, quindi andiamo a piantare. Allora. Ho un po' l'ansia che crescano troppo in fretta e che non riesco a raccoglierli. No, ce la si fa, ce la si fa. Non è impensabile, forse si riesce anche a no, riempire tutti, forse no. Ma mi hai detto che c'era poi la possibilità di sbloccare non è una skill, è una cosa diversa. Non so se si sblocca poi con questi altri oggetti o con l'avventuriero. Non so. In pratica per farle durare più a lungo, ma sì, ma se premo F non mi esce, se premo Esc mi fa Esc. Quindi può essere una buona idea. Vabbè, prendiamoli, mettiamoli tutti nell'inventario e andiamo tutti a posizionarli.
Ah no, adesso F lo prendeva, boh. Andiamo tutti a posizionarli qua. Vediamo un po' come andrà poi la vendita oggi di questi nostri nuovi prodotti. Rimane uno spazio vuoto per quello, lo mettiamo qua. Altra cosa è che ho dei punti per le skill e non so bene come spendere. Allora, potremmo spendere qua, comprare un altro oggetto, pagano entrando, tollerano di più i prezzi. Oppure espanderci con della roba nuova. Per il druido, rogue, mago. No, il guerriero non abbiamo abbastanza punti. Questi costano abbastanza. Engineering, popular, vinyl player, floor mat. Oppure possiamo espandere la nostra taverna. Più 20 gold per customer, però non è che ci dà tantissimo la taverna per ora, quindi negli ultimi giorni ho fatto più o meno 200 gold al giorno, forse anche un po' meno. Quindi io direi che ci conviene di più o comprare due oggetti. Potrei fare una combo di due, tipo. E poi ce n'era forse uno anche che faceva lo sconto su gli acquisti fatti da qualche parte. Forse qua. No. 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 Questi sono contro i ladri. No. E beh, potrei fare questo allora. Poi andiamo di più ad ogni vendita. Aspetta un attimo, ne avanzano 52. No, andrei comunque su quello, sui rich customers. E vediamo di fare un pochettino di soldi in più in questi giorni. Ho cambiato quest. Ne ho messo uno da vendere 5 scudi e 5 spade che ho quasi completato. Tra l'altro ho scoperto che si possono comprare i punti per le skill al costo di 10.000 l'uno. Quindi fare tanti soldi può essere anche comodo per espandersi in quel settore là. Ho 4-5.000, potrei investire nel migliorare la taverna, ma non lo so quanto mi convenga. Perché mi costa 4.000 aggiungere un altro tavolo e potrebbe essere davvero molto 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 caro. Ci proviamo. Con un altro tavolo. E lanciamoci sul nuovo giorno allora. Devo essere dentro, forse sì. Giorno 14, siamo in autunno ancora se non sbaglio. Sì. Warriors, Mages, Rogues, Druids, ma non ho ancora sbloccato quelli, quindi GG. Qua mi dà questa ascia qua, ma non ce l'ho mica mai avuta. Non so come poterla sbloccare, vedremo un po' proseguendo nel gioco. Vediamo un po' poi tra l'altro. Ah no, questi qua li ho messi al prezzo sbagliato. Fortuna me ne sono accorto in tempo. No, questo è ok. Questo. Ok. Ah, c'è qualcuno che vuole venire a comprare tutta la bella roba di questo mondo. Cosa sta pensando? Ah, vorrebbe una cintura, ma non abbiamo ancora quel tipo di equipaggiamento. Superman the Warrior. Ah, va a comprare il secondo oggetto? Forse abbiamo investito bene allora. Yes.
Anche lui va a comprare un secondo oggetto? Bestia, mi sa che sono stati i punti migliori di tutta la nostra vita. I migliori punti della nostra vita. I migliori punti della nostra vita. Stringimi forte. Ok. Basta il DJ Mazzetes. Ritorniamo seri e facciamo un bell'ordine. Ah, vorrebbe comprare una spada da guerriero. Altri punti, se facessimo altri punti. Sì. Ah, compra una stone. E che cosa compra il nostro caro amico? Anche una pot. No. Ehi. Ha pagato una cosa ma non l'altra. Peccato, eh. Quindi sa che mi aumenteranno anche i furti da sta cosa qua. Perché scelgono una volta, pagano e poi la seconda volta rubano. Allora, piazzo questo. Vabbè, intanto che lo piazzo faccio l'ordine successivo. Tanto mi conta anche quello che ho nell'inventario. Due di quelli. No. Uno di questi. Vabbè, a parte che le wild growth stanno andando abbastanza bene, quindi potrei anche comprarne altre e piazzarle. Secondo me quelle là è proprio una questione di stagionale, perché quelle del fuoco non le abbiamo mai più vendute da quando è cambiata la stagione. Cioè, quando era estate, sì. Adesso che è autunno, compra tutti i wild growth. Wild growth. Quindi niente, abbiamo scoperto che il farming non è una cosa che si può fare AFK, cioè mentre si gestisce il negozio. Bisogna per forza starci accanto. E preparare nottetempo la roba. Qua non sta comprando nessuno, però, i nostri prodotti del farming, per ora. Forse però abbiamo bisogno di rogue o altra gente del genere. 2, 1, 1, 1, 2. Stanno comprando di brutto oggi. No, volevo solo controllare se non avessi fatto un doppio ordine. I guerrieri hanno davvero molta voglia di oggetti a loro dedicati, ma ancora non ho niente. Mi sa che prossimo giro prenderemo qualcosa di relativo perché adesso i soldi dovrebbero aumentare un pochettino di più. Ah, gli stivali sono qua. La pietra è qua. Devo fare un altro ordine di nuovo. La roba sta andando via molto più in fretta. Tra l'altro abbiamo anche completato la missione nel mentre. Sì. 20 punti mi pare che desse. Vediamo se erano già in quei 50. Mi sa di sì. Facciamo di nuovo quella. No, 5. Pozze? No, vabbè, andiamo con questa, che tanto le stiamo vendendo abbastanza bene, sia le spade che gli scudi, ecco. Poi beh, il meglio sarebbe probabilmente mettere spade e scudi a un prezzo bassissimo quando si ha la missione, in modo da avere poi i punti più facili. Cioè, credo che un prezzo basso attirerebbe più gente. Oh no, niente, le mie piantine là non le vuole nessuno. Ok, guardavo con la scia dell'occhio, con la coda dell'occhio per vedere se c'era qualcuno che fuggiva, ma per fortuna. Una pozione gratis, ottima. No, qua è tutto sporco.
Che tempismo, stavo già andando in là. Ma compriamo. Cosa sto comprando? Wooden Shield, però ne ordino un altro. Vai qua. Due Wild Growth sono andate via così come niente. È l'autunno. Sì, probabilmente sono proprio stagionali quelle robe là. È tutto un po' da imparare. Allora, poi vediamo un attimo. Ieri in tutta la giornata avevo fatto circa un migliaio di soldi. Vorrei vedere oggi con questi due bonus in più quanto abbiamo fatto. Con più o meno gli stessi oggetti, ma sto già vedendo che è molto di più perché sto finendo la roba molto più in fretta rispetto a ieri. Oh, guardate quanta gente. Che mira. Ok, c'è l'ordine sul retro, prendiamolo. E poi ordiniamo di nuovo uno. Uno, Wooden Shield, Health Potion, un altro Wooden Shield, stivali, ok, vediamo se non c'è nessuno che sta fuggendo, sembra di no. Mi hanno finito tutte le pozioni? Incredibile, l'ordine l'ho piazzato, sì, è già quasi arrivato anche. Mannaggia, che saccheggiatori. Ah, 1 su 5, 4 su 5. Yes! Allora. No. Scusate, ma i guanti vanno qua. Scudo. Stivali, ok. 2. Cosa ho comprato? Health Potion. Mannaggia, oggi stanno andando di brutto le Health Potion. E quindi prendo un altro. Oh, oggi le pozioni vanno. Ho sentito solo si è saliti di livello, sì. Già così pare. Ordine. Yes. E allora poi per domani sbloccheremo. Eh no, non credo che arriveremo a 120 punti però, comprese queste. Anche se finissimo la quest. Mi sa che non ce la facciamo lo stesso allora. 4. E 3. Ah, dei semi. Una pozione. Ah, questa ce l'ho già, i semi li metto poi via. Anzi, li metto già via. Come ordine pronto? Sono appena venuto in qua, ok. Mi sa che mi conveniva di più fare la quest quella del vendere le pozioni, perché oggi vanno davvero di brutto le pozioni. Chissà come mai. No, per adesso sono tornato qua, non ho nessun ordine. Devo farlo l'ordine. Sono tutti a comprare Health Potion oggi. Chissà mai. Cioè, c'è un'ondata di pozioni di salute. Ma metto quella là. Ma sono bene al prezzo giusto, no? Sì.
Però non è che mi faccio i soldi vendendo pozioni, eh. Ehi, t'ho visto. Mi è parso di vedere qualcuno fuggire. No. Che compro e pagano. Non sto vendendo spade oggi proprio, niente. Una wild growth, quindi ne devo comprare un'altra. C'era sporco, ecco. Mi sa che è il guerriero che ci sblocca delle cose. Suppongo. Perché di skill le abbiamo viste tutte. Mi sa che alcune cose abbiamo bisogno di oggetti particolari del guerriero. Sta scappando il tizio? Yes. No, non l'ho piazzato l'ordine alla fine. Allora, vai con questo, poi capiamo cosa mi serve ancora. Davvero vogliono un sacco di roba da guerrieri, ma mi sa che ancora non abbiamo la possibilità, 81, abbiamo fatto abbastanza punti, eh. E dire che non abbiamo neanche finito questa missione. Non so se aspettare un giorno per fare quella da guerrieri che viene più richiesta da tutti. Oppure se fare quella da maghi. Tutti che vogliono roba da guerrieri. Ehi, l'ho visto. Ho sbloccato anche un achievement, non imparano mai. LOL. Mannaggia, cioè, mi hanno fatto sparire di nuovo tutta la roba qua. Tranne ovviamente le spade, che quelle non è che vendono poi così tanto. Oggi. Cioè non ho venduto 5 spade in una giornata intera. Tipo questa l'avrei uccisa, ma in realtà bisogna controllare sempre di sotto qua. In qualche fase. Perché in realtà sta scappando perché è chiuso il negozio. Allora, facciamo che riempio di nuovo il negozio e mi sa che ci vediamo poi nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi e a lasciare un commento qua sotto. Vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!